Buongiorno a tutti gli amici di www.stefanadami.it. Quest'oggi facciamo una cosa che vi ho promesso da un po' di tempo. Vi racconto come realizzare le montature per trainare a calamari. Versione definitiva, con un pochino di migliorie, tutte cose che derivano dalla tradizione genovese e evolute negli anni, perché abbiamo realizzato, abbiamo finito di realizzare da poco i nostri nuovi affondatori, anzi i miei nuovi affondatori idrodinamici, quindi poi di questi parleremo molto bene in seguito. Vi racconto come fare. Allora, innanzitutto, per fare questo tipo di pesca ci serviranno delle canne da traina abbastanza toste, una trentina di libbre corte che si ripongano bene, vanno bene anche 1,50 m, che si ripongano all'interno di un gavone e non ci diano fastidio, in maniera che possiamo averle sempre dietro, un paio di mulinelli da traina, anche quelli da tanto al mucchio, perché tanto tenete presente che non verranno impegnate le attrezzature se non la canna, perché l'affondatore idrodinamico beve parecchio, quindi farà un bello sforzo nell'acqua, e andremo a realizzare un terminale, quindi in bobina avremo del trecciato, anche spesso, non importa, 30-40 libbre, quello che avete, quello che vi avanza. Non è una pesca dove bisogna spendere tanti soldi assolutamente, ma cercare di avere la minima spesa e la massima resa. Terminale che andremo ad attaccare poi all'affondatore idrodinamico, poi vi farò vedere che lo metteremo anche a sgancio rapido, insomma ci saranno un pochino di cose che vi farò vedere durante questa ripresa. 20 metri di nylon, quindi di nylon qualsiasi, io uso uno 0,50, al quale andremo a collegare prima del terminale. Questa è una delle novità che vi propongo e vi racconto. Un elastico da Rubasien pieno di diametro 2, al quale legheremo con due clinch. Attenzione che il clinch, io vi ho sempre sconsigliato di fare il clinch perché è un nodo che non mi dà affidamento, ma per legare l'elastico da Rubasien è uno dei nodi più veloci, più rapidi, più sicuri, quindi realizzate pure un clinch. 15 cm, questo ci servirà per ammortizzare, e qui stiamo parlando già del terminale in fondo, ci servirà per ammortizzare le pompate del calamaro senza avere nessun problema di mettere galleggiantini fluorescenti, elastici in cima, cose strane che vanno solo a fare dei gran pasticci a monte del terminale. Andremo a realizzare di qua, avremo 20 metri che poi andranno collegati all'affondatore o metteremo a sgancio rapido e poi vedremo come. Qui avremo semplicemente il nostro ammortizzatore e in fondo avremo 3-4 metri di un terminale che adesso andiamo a costruire. Per realizzare il terminale utilizzeremo un buon 28-30, non importa che sia tanto spesso, e andremo ad adoperare, poi ve li faccio vedere in basso più piccoli, vi faccio vedere meglio come sono fatti, questi tipi di aggancini che sono secondo me l'ideale per quanto riguarda la traina al calamaro. Come faremo? Andremo semplicemente a fissarli . Ok. Allora, io vi do un consiglio. Quest'oggi ne monterò nel terminale 3, ok? Iniziate con pochi artificiali, perché sì che adesso vi faccio vedere che mettendo il sgancio rapido l'affondatore si farà molto velocemente, però cercate di mettere meno artificiali possibili finché non avete un pochino di pratica, soprattutto nella gestione degli artificiali quando avete il calamaro. Poi vi spiegherò e vedrete per quale motivo intesa. Ok. Facciamo un 3 metri e andiamo ad agganciarci al nostro ammortizzatore. Ovviamente questa sera c'è molta luna e quindi non lo faremo, ma io vi consiglio, o a monte dell'elastico o dopo l'elastico, di montare un Esca Global, per esempio una Green Blinking, che va molto bene per i calamari, per attrarli quando c'è poca luna. Quando c'è tanta luna va anche bene non utilizzare nessun tipo di illuminazione artificiale.
A questo punto avremo 20 metri di 0,50, poi non importa, ma anche se spesso non ci dà fastidio. Questo noi lo utilizzavamo molto spesso perché una volta bisognava mettere solo tra i piedi e quindi più spesso era, meno era possibile fare parrucche. In questo caso adesso vedremo che sganceremo agevolmente la fondatore con un piccolo barbatrucco, quindi non sarà molto importante. 3 metri, poi andremo ad aggiungere dell'altro fluorocarbon e andremo a sistemare semplicemente o 2 o 3 o 4 a seconda di quanti artificiali volete mettere. Poi vi faccio vedere lo step successivo. A questo punto prendiamo degli snap, io in questo caso ho delle Pro i Power Wire, va bene di qualsiasi tipo di libraggio perché comunque il calamaro non farà tanta forza. Andiamo a preparare, ora in questo caso ne ho messi già, vedete, 1, 2 e 3, quindi a questo punto questo terminale sarà da 4 artificiali. Nella parte in fondo, con un nodo Palomar, andremo a fissare il primo moschettone. Ok, quindi questo sarà per l'artificiale da trana che metteremo in fondo. Primo braccettino, su questo braccettino metteremo un terminale di 20-30 cm con un altro moschettone in fondo. Braccettino, altro snap del Pro, un Palomar perché facciamo in fretta perché abbiamo un capo libero. Okay. Andremo a realizzare sul terminale, vedete come gira bene questo, terminale in fondo, quindi con un artificiale che magari affonda un pochino di più, adesso poi parleremo anche di artificiali, bracciolini, andremo a fare i bracciolini anche per gli altri pesciolini, vedremo che verso il fondo metterò artificiali palettati che tengono l'acqua e fanno un certo tipo di movimento, verso l'alto piano piano metterò magari degli opai, dei tataki, quindi degli artificiali diversi che in teoria non andrebbero trainati, ma mi servono anche per spezzare un pochino il movimento. Adesso vi faccio vedere come far diventare il mio affondatore un affondatore a sgancio rapido. Ora, in questo caso come funzionano innanzitutto questo tipo di affondatori? Hanno dei fori e a seconda di dove andremo a fissare il moschettone prenderanno un assetto idrodinamico piuttosto che un altro. In uno di questi fori andrà fissato il nostro moschettone e lo traineremo in questa maniera, okay? Questo sarà l'affondamento che avrà. Tenete presente che al penultimo buco, che è quello che vi consiglio di usare, dando fuori 12 metri affonderemo quasi 10, quindi abbiamo un ottimo affondamento. Ovviamente dovremo avere una canna da almeno 30 libbre in maniera che possa ammortizzare, perché questo tira veramente tanto. L'altra parte, se non lo volete utilizzare a sgancio rapido, il terminale andrà legato a questo foro qua. Questo foro qua poi verrà riportato giù a questa mollettina di sgancio e qua ci saranno i nostri 20 metri di terminale che abbiamo appena montato. Quando navigherà rimarrà attaccato qua, poi lo vedremo bene dopo, quando il calamaro mangerà sgancerà la molletta, cambierà l'assetto, questo verrà a galla, salterà su, vedremo che la tensione della canna verrà meno e sapremo che a galla ci sono i calamari attaccati al treno di artificiale. Ora vi faccio vedere come realizzarlo a sgancio rapido. Allora, per realizzare a sgancio rapido l'importante è realizzare
semplicemente degli occhielli in questa maniera sul Dacron dell'80. Prendiamo la misura e vediamo che una andrà applicata allo sgancio rapido, qui facciamo un po' di conti, lasciamo un po' di margine, un po' di spazio, facciamo un'altra asola, doppia mi raccomando, così tiene meglio, cerchiamo di fare abbastanza grandi perché poi di notte non avremo modo di, e questa andrà, vedete, incastrata direttamente qui. Quindi noi avremo, quando arriverà in barca l'affondatore, arriverà, questa sarà legata alla canna, non dovremo fare altro che, ovviamente sarà in tensione, così e così, e questo verrà via. E noi continueremo a tirare dentro il mulinello il terminale fino alla molla, quindi all'elastico finale del Roisien. Non ci dovremo più infilare in mezzo ai piedi tutta questa lenza, che a volte, se magari si prende anche due calamari con due persone contemporaneamente, diventa abbastanza complicato, poi si ci rischia di finire come Fantozzi e Filini quando vanno a pesca. Ok, adesso vi faccio vedere semplicemente come andrà fissata al terminale. Questa parte abbiamo visto che è quella del mulinello, mentre questa parte è quella che andrà al terminale. Facciamo semplicemente un unituni, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, e altrettante spire da questa parte, 1, 2, 3, 4 e 5, dove si avarro? Più perché il nylon, eccolo qua, mi andrà a chiudere. Ci eliminiamo gli eccessi, perché attenzione, facciamolo bene a filo, perché se no poi nel mulinello creiamo dei grossi problemi. Possiamo anche dare un colpo di accendino sul Dacron. A questo punto questa parte, allora, l'andremo a fissare al mulinello, quindi con un altro unituni lo andremo a fissare al mulinello, e qua faremo due calcoli, perché andremo a fissare una e due. Vedete che senza anche utilizzare la canna, che lo tiene in tensione, è veramente semplice. Quando poi traineremo, inseriremo il cordino dentro questa molletta, che verrà tarata a seconda di quanti artificiali ci saranno qua in fondo. Quando traineremo l'artificiale, l'affondatore lavorerà in questa maniera, ok, immaginatevelo, mangerà il calamaro, tac, succederà questo, lui prenderà acqua perché ovviamente siamo in traino, quindi idrodinamicamente cambia il assetto, viene a galla, salta, i calamari saranno attaccati qua e non si strapperanno i tentacoli, perché avremo l'ammortizzatore dell'elastico da Roisien. Adesso lo monto sulle canne e poi andiamo a vedere in acqua come si comportano. A dopo.